Allora, avvocato, la signora Cellucci è allettata e quindi non può partecipare a questa ripresa. Beh, insomma, qualche cosa si è ottenuto, no? Sì, abbiamo ottenuto dall'Atero un rinvio fino al 10 settembre, un rinvio che è una magra consolazione in tutta questa situazione perché comunque sono 90 giorni, non sono tantissimi e purtroppo ci sono anche le lungaggini dei tribunali, quindi ci dobbiamo interfacciare con il tribunale e con il periodo estivo, con la cosiddetta sospensione feriale. E ci dobbiamo confrontare con l'ATER che vuole lo sgombero immediato dell'immobile, quindi dobbiamo lottare, dobbiamo velocizzare tutte queste procedure per cercare di ottenere una sospensione del provvedimento. Oh, riepiloghiamo un attimo la storia, no? Sì. Cioè, la signora Cellucci, il marito e il figliolo di 5 anni, allora la signora ha delle patologie Sì, molto molto gravi. E, gravi. diciamo, entrano in questa casa che era sfitta, Assolutamente sì. una casa dell'Atere sfitta, e quindi, diciamo, a rigor di legge Non assegnata. non assegnata, ecco. Però la situazione è grave. La situazione è molto grave, non è grave. Noi, benché ci sia stato un qualcosa di sbagliato che è stato commesso dalla mia assistita Inizialmente. inizialmente, ma è stato l'ha dovuto fare, ma Un'occupazione di di necessità. necessità, ma per una semplice ragione che purtroppo con la patologia che ha, il bambino piccolo che ha, non aveva altro luogo dove andare. Oh, E ci diciamo che sono fruisce di una pensione, no? Di assolutamente. 290 euro al Sì, mese. quello Ecco, è, ma quello è. che praticamente sarà strano a dirsi, ma viene utilizzata totalmente per la patologia di cui soffre, cioè non è che quei casi ci prende la pensione e può farci qualche altra cosa. Quei soldi vengono utilizzati solamente per le spese sanitarie, non viene utilizzata per Oh, nient'altro. e le istituzioni di fronte a queste problematiche come Le reagiscono? istituzioni, devo dire, molto male. Purtroppo è una questione, io lo dico veramente vergognosa, ma per una semplice ragione, che se oggi fossimo stati in campagna elettorale, qui io immagino che ci sarebbero stati tutti i candidati consiglieri Eh sì, uscenti, il perché poi sindaco, ho letto, dice, su certe cose non si fanno non si compromessi, fanno però non compromessi, c'era eccetera. nessuno, eh. Il mio collega, l'avvocato Marco Iannucci, che sta seguendo in prima linea questa situazione, ha mandato svariate PEC al sindaco, all'amministrazione, proprio per far presente questa problematica. Ovviamente, l'amministrazione, per quello che riguarda noi e quindi l'avvocato Iannucci, non ci ha dato riscontro alcuno. Sappiamo che c'è stata una telefonata tra il sindaco Andreotti e la signora, la mamma della. Ma il Sì. sindaco, lei mi ha detto che ha promesso qualcosa, che ha promesso? Sì, gli aveva promesso che gli avrebbe dato una casa per emergenza abitativa, cosa che non è stato fatto. Un'altra casa o questa casa assegnata per emergenza No, abitativa? una casa, Una casa. non questa. E quindi. Visto che non abbiamo avuto riscontro di niente, l'hanno occupata. Ah, quindi questa è una storia che parte da lontano. Sì, dall'anno scorso siamo andati tantissime volte a parlare con lui e a spiegare tutta quanta la situazione.
Lui ha detto sì, e poi niente, anche 2 settimane fa ci siamo stati. E dai servizi sociali qualche beneficio, qualche cosa? No, avevano detto che gli pagavano l'affitto per qualche mese e poi dovevano camminare da soli. Invece oggi le assistenti sociali hanno detto che il sindaco ha detto sono occupanti e che devono uscire. Cosa che a me mi ha detto tutte altre cose. Ecco, perché secondo la legge il sindaco c'ha ragione, dice, fa sta dichiarazione, però se poi a lei gli ha promesso altre cose, e allora non ci siamo. E certo. Ma come se ne esce da situazioni simili? Il problema è che questa è una situazione che deve seguire un po' varie strade, una strada legale che è stata incardinata dal nuovo legale e dal mio collega Marco Iannucci e che è tutt'oggi pendente presso il Tribunale di Velletri. Poi ci sta una strada comunque burocratico-amministrativa da seguire anche con il comune e poi teoricamente ci sta sempre la famosa strada politica per vedere l'intervento delle forze politiche in ausilio di questa famiglia che ha un grave bisogno di alloggio e che ovviamente il 10 settembre, nel momento in cui non dovesse esserci nessun riscontro sia dal tribunale che dalla politica, si troverebbe in mezzo a una strada. Oh, io presente qui come amico di famiglia, oltre che divulgatore delle notizie, da parte dell'ADRE ho trovato una certa disponibilità, tutto sommato. Devo dire che l'ATER si è comportata molto bene, non posso dire che si è comportata in maniera scorretta, eccetera. Ha preso atto della situazione il funzionario incaricato, è stato ragionevole perché inizialmente anche lui non aveva intenzione di concedere prima il rilascio, poi prima voleva il rilascio, poi non voleva concedere nessuna proroga, poi questa proroga doveva essere molto, molto blanda, invece siamo riusciti ad ottenere questi 90 giorni che comunque a noi fanno comodo per quello che vi dicevo prima, cioè per tentare questa corsa disperata dal punto di vista legale ed ottenere almeno la sospensiva da parte del giudice per il provvedimento. Va bene, chiudiamola così e speriamo che si trovi una soluzione a Assolutamente. questa situazione. Grazie. Grazie a Grazie. voi.